Per questo do subito la parola al nostro corrispondente da un luogo segretissimo. Ciao Muli! Allora, scusate un momento. Benvenuti in questa edizione. Stavo ridendo perché stavo guardando il canale Vivere in Camper, ma chi te lo fa fa? Vivere in camper, ma chi te lo fa fa? Che io mi mangio le parole ogni tanto, dell'amico Armando. Lo seguo da tempo, lo seguivo già prima perché Armando ha un altro canale, Vesfaglia Digital Nomad, e ci conosciamo anche personalmente da qualche anno. Allora, perché ne sto parlando? Perché nella puntata di oggi lo staff di Vivere in Camper, ma chi te lo fa fa? Devo leggere perché se no mi ingrippo. Mi ha invitato nella sua puntata insieme ad altri full timer. E Armando mi aveva chiamato, mi aveva chiesto se potevo partecipare a questo progetto di questo video. Più che volentieri ho accettato e stavo guardando come aveva montato il tutto il video e devo dire, ragazzi, c'è da pisciarsi dalle risate. Quindi ringrazio tutto lo staff, perché non c'è solo Armando che lavora il video, quello che vedete è lui, però dietro ci sono altre due persone che lavorano per mandare avanti questo programma. Quindi se vi va, seguiteli, perché danno anche tante notizie e informazioni. E poi, se volete, iscrivetevi anche al canale di Armando, Vesfaglia Digital Nomad, che ha creato, fra tanti video, anche un bel documentario sui full-timers che ha incontrato nel suo percorso di vita. E merita vedere anche quel documentario lì. Vabbè, ho voluto ringraziare pubblicamente i ragazzi, perché mi hanno strappato una risata e perché è giusto che sia così, ringraziare quando ci sono queste, chiamiamole, collaborazioni. Muli, io adesso mi finisco di rivedere il video per la seconda volta, perché veramente stavo ridendo, e dopo mi metto all'opera, perché domani pomeriggio esco col tutorial della pompa che vi avevo detto ieri durante la live. E la live è andata bene, grazie a tutti per averci seguito. Mi scuso se a qualcuno sono sfuggito nei saluti o cosa, non l'ho fatto apposta. Far gestire una live, parlare, pensare cosa dire, seguire i commenti è un po' un casino. E qualcuno si è offeso, se n'è andato via perché dice che non saluto mai. Cerco di evitare di farlo perché non penso di essere una persona maleducata, però è successo. Quindi grazie per averci seguito e volevo anche chiudere questa cosa qua, perché mi sembra doveroso scusarmi con voi se per caso non sono stato rispettoso. Dai, ci vediamo domani col video dei tutorial e se avete voglia andate a vedere i ragazzi. Vado a vivere in camper, ma chi te lo fa fa. Ciao!